Una cosa Vai, al vai, volo, fatti sei un da solo capodanno a a casa casa. e a Sì, notte no, c'hai guarda. fame, prendi una spinacina, come te la fai? Informa un po' Bello noi. questo. Ok, Questo è vuoi sapere importante. la verità o vuoi sapere la finzione? La verità. Chiedo alla cuoca di cucinarmi una Di 15 spinacina. anni. Eccala. No, sì, La no, vicinanza. la puntata veramente. Piccalo, te dai i poteri. Diamo i poteri a No, Moccia al volo, per favore, sul Discord. Faccio un disastro se non mi dai i poteri. Non Ti deve faccio un essere disastro. una vergogna essere Con senza calma, poteri. con calma. No, ho già capito. Si compra i sofficini ai funghi. Ma sai che non mangio i sofficini da 20 anni? A meno male che fanno Dovresti. cagare, dai. Ma che cazzo dici? Porta rispetto! Vabbè, ma che ok. Lo chiede alla signora. Gli chiederai come la vuoi. Come Al si forno, chiama? in spade o in No, padella? devo dire che io mi fido della mia cuoca e le Come si chiama? dico. Richiamalo, perché non Numero sei mio amore. Puoi linkarlo tu, ti 23 porco. Oh, rapper italiani lo mettiamo così almeno. Io pensavo un master in qualcosa. Rapper italiani vi distruggo, raga. Immagino di sì, meno male. vi dico che conta anche di Chele perché ha rappato, in caso. Penso posta. Di Chele è nero. Come? Di Chele è nero. Qual è il problema, Dario? La riflessione facevo io. Era un dato di fatto, ragazzi. A me sembra solo un dato di fatto. Sì, oggettivamente così. Effettivamente. Vabbè, bel silenzio. Ma se iniziamo, ragazzi, che dite? Ho posta male, in realtà volevo dire è quello nero, però vabbè, non mi ricordavo. Vai, vai. Ma non fa parte dei Jackson 5, che fa parte di un gruppo, e lui è da solo. Ah, ok. Non è un Power Ranger, capito? Ti parlo le buffe. È quello nero. Pronti? Scrivi! Sì, vai, vai. Scrivi! Ma non devo dirlo subito. Non lo devi dire, no. Secondo me lo sa pure il maestro rapper italiano. No, mi viene in mente solo Querry. Se mi è data la possibilità, sono colui che legge. Vai. Che è il quadrista? Colui che si occupa di quadri. Ha ragione perfettamente mio padre. Ragazzi, il mio questa zio lo storia, fa. Non me la ricordo. Già è successa questa situazione. È il quadrista. Era effettivamente lui? Era lui, certo. Aspetta, posso cercare? Se apro Safari non mi si chiude. No, rimanere in questa pagina. In questo multiverso. Città, abbiamo Quasano, che è giusta. Ragazzi, non mi cagate il cazzo, È in Cina. È in Cina, Marzo, tu che sai letteralmente qualsiasi cosa. No, no, non hanno la licenza con Google. Cerco che al volo. Cazzo mi vuoi dire? Il Kuxian, so. Ragazzi. Ah, il Kuxian è veramente in Cina, va bene. Quinto giusto, quarto giro giusto. Cazzo. Ok, gli altri gli altri sono sbagliati. Allora, rapper italiani, Kudrix. È un mixtape da poco. Questo lo lascio. Quasi Rich. Chi è? Quasi Rich. Come si è un rapper. Approccia lui? No, è italiano, ragazzi. Si chiama Luca. Quasi Rich, secondo me, ci sta perché è quello tipo che vive in una zona carina, ma al terzo piano. Personaggi anime. Quasimodo. Però non sono sicuro si scriva così. Ragazzi, non mi rompete i coglioni, Quagmire. Io non so se si scrive così. Ma non è un anime, non è un anime, è un cartone animato, è uguale. Qui non mi convince, qui. Aperta parentesi, no, trio è giustissimo, no, quello è giusto. È una furbata. Però è giusto. Però fa qui. Ma non so sicuro che Goku. Se Dario Moccia è veramente l'esperto che dice di essere davanti a Komodo, si inginocchia e mi dice grazie Federico per averlo ricordato. No, come non Komodo io ricordo. Allora andiamo avanti. A mia madre non piace quando quello mi pesta. Non gli piace giusto? Tutti i giorni. Se vuoi te la chiamo al telefono, non gli va giù proprio. Ottimo, ma guarda. Ottimo utilizzo del quello, soprattutto. Quando sborro in generale, ci può stare. Qualcuno glielo sbatte nel culo. Giustissimo. Quel coglione di mio padre la picchia. Va bene, abbiamo allora. Mio padre non piace quando. E adesso qui vi spiego. Ma io vi ho dipinto la scena in cui gliela chiedono questa cosa. Non si è capito un cazzo. Non ho capito una fava. Adesso ci fa... in termini aulici. Querelare, Marzo, non è un termine aulico. Allora, tu non mi dai un brucazze. Perché se vi allora tu mo vai a Bari e ti metti questo fermi 10 persone a caso e ci mi dai di querelo. È un termine aulico. Ciao, è un termine aulico. Tu li vai a dire ti querelo e vedi quando ti mandano a fangul. Sto a Descrestian. Quietitudine, qualsivoglia, quietanza, quantistico. Quesito.
Così si è quesito, è giustissimo. No, certo, se vai a Bari, non sei un inquisito, ti mandano a fanculo. Rispondi, rispondi alle mie domande in modo più formale, si dice rispondi al mio quesito. Dai, ci può stare, no, una cosa, può stare, dai, ragazzi. Raga, professione ficcare, vale? Sì, non credo. No, no, ma che sì? Ma quali sì? Andiamo, iniziamo dalla professione. Fiato tester. Mio papà, prima di lavorare in un ristorante, lavorava in un'azienda di dentifrici. E praticamente quando testano dei nuovi dentifrici, c'è qualcuno che annusa il fiato delle persone per vedere se funziona. Ci sta. Non lo so, mi ha convinto. Falegname giusto, fattorino postale. Falegname giusto, farmacista giusto. Il mangi, sì. Fattore. Il fattore, fattore, quello che lavora nella fattoria, la figlia del fattore. Devo vedere se sono sul pezzo, ragazzi. Bravi, Fabbro, giusto. Animali, fica non è un animale. Ragazzi, ce l'aveva il mio cugino. È sta specie. È sta specie di. No, ragazzi. Che stai dicendo? È questa specie di gallina. Questa specie di gallina che c'è tutta bianca con una spaccatura rossa di pelo al centro che ricorda appunto una fica da cui prende il mio. Marzone, sulla fica non si scherza. Sulla fica non si scherza. Ragazzi, non puoi dire che tu cugino aveva la fica, però. Sì, ma sotto formichiere aggressivo rosso 9000. Secondo me il formichiere aggressivo rosso può... Ma guarda, ma prova che è un tipo di formichiere incredibile. Ma cerca fica su Google, Dario, ma 9000 per cosa sta esattamente? Cioè, la cilindrata. La cilindrata. La cilindrata delle formiche. Cilindrata, sì. Vado a letto, sonno. Ma no, ormai la devi finire. No, raga, io domani devo portare a scuola i miei figli. No, se una pussi se non la finisci adesso. No, raga, devo fare la cacca. Dai. La cacca la fai mentre giochi. Ma non è un sequestro di persone. Vuole andare, fatelo andare. Sì, no, infatti, non ti devi preoccupare. Ciao, amici, è stato molto bello. Grazie mille. Ragazzi, ma scusate, ma qui c'è una varrata importante. Che è Fakiro de Fabio Mollura? Vero, il Fakiro è il secondo. Un religioso indù, Brodero, no, il Fakiro, no, Brodero, il Fakiro è la mangusta striata, brutto rincoglionito. Ma che sta, no, a mia madre non piace quando faccio il pezzo di merda coglione bastardo a tavola con i parenti, Marzo, già sta fatto male. Cioè, tre ore. Vuole educato, bello. Mia madre, quando succede sta roba, gli fa impazzire. Piccole cald stagne dentro all'anno di Fedez, ci può stare. È uscito apposta. Prima per questo beh, considerando che aveva scritto ficcare la lingua nel mio culo, onestamente è perché voleva assaggiare le castagne. C'era tutta la loda, la frase intera. Girerò questo modo ai figli quando cresceranno. Onestamente, faccio il finto tonto, non sa che ho l'Alzheimer. Termini aulici, fallo non è. Fallo. Nel contesto, fallo da dire cazzo ha ragione. Ma se dice ciola, cazzo, incredibile. No, è giusto, è vero. Quando è che dici leccami il fallo? Filantropico, giusto. Fantasmagorico, ci sta. Fossi giusto. Folcloristico, ci sta. Flatulenza, fossi, giusto. Fossi è un termine aulico per chi conosce l'italiano, penso. Ma fossi non è aulico. Possiamo confermare. Ma guarda quello che ride, già lo odio. No, è la professione Masturra Kim, Reggio Emilia. Ma cos'è? 98. Ma è la data vera? Sì, l'ho copiata da Google. Professione Moccia Dario. Capisci? Tu Marzo, senza che ti arrabbi, tu capisci, Masturra Kim non te la... Non c'è... Ragazzi, e che fa? Non lavora allora? Muratore giusto, maniscalco giusto. Mietitrice giusto, muratore giusto. Mietitrice professione? Mietitrice? La mietitrice agricola, mietitrice. Mietitrice? Ma che fai, giro con la falce? Gianmarco, meretrice. Gianmarco, meretrice la mignotta. Non mietitrice. Meretrice è quella. Animali. Perché? Merlo. Perché? Mulo. Perché? Cavallo per asino. Perché? Cavallo per asino e fa mulo, vero? No, cross è la collaborazione. Sì, ma non... Muflone, giusto. Marmotta, giusto. Merlo, giusto. Mangusta striata. Allora tu mi vuoi sfidare? Vero, la mangusta striata esiste. Ce l'ha fatta. Adesso me la tiri, ma Fakiro no, brutto pezzo di merda. Intanto le parole, Fabio, per favore. Scusami, mi sono un po' alterato. Anche perché c'è l'altro pezzo di merda, Minotauro. Allora, no, però no, fermi. Fermi, non è specificato
se sono animali leggendari o meno. Animali fantastici, no, dove trovarli? Ma per forza passa Marzakesh. Fino a prova contraria, se apre TikTok ci sto più io di lui a cantare. Marzakesh lo teniamo. Mixtape, Mr. Chon, mixtape lo teniamo. Guarda, allora, non, esiste, non, non, esiste. Non ha fatto pure un feat con Achille Laura. Sì, Mr. Chon di Roma, cazzo. Se non lo conosci, no, ma non è possibile. Ma poi se personaggi anime, Mile e Shiro si fottono nei prati. È vero. Ma è come faceva la canzone, Marzo, Mila proprio. Mile e Shiro si fottono nei prati. E che ci sta anche bene, te la possiamo tenere allora. Murder Shirot non è nulla qui. Madara. Minato, Misty, Madara, Uchiha, intelligente, bisognava concludere. A mia madre non piace quanto mi impicco. È vero. Quante volte lo fai al giorno, Marzone, giusto per capire? Guarda, i tentativi sono tanti. Che significa? Tipo, mi immagino il maestro. Mamma, mi sto impiccando. Mi ricordo una volta. Te fanno, ma scusa, ma perché c'è sta sto sgabello qua? Ma qua sei staccato l'intonaco e sta pendendo. Lampadario, sono tutte cose tristissime. Mangio la misticanza a bocca aperta, sputandola in volta. Muggisco mentre mi munge per produrre il latte. Io se entro nella testa per un secondo, nella tua testa, rimango traumatizzato a vita. Mi devono bucare nell'occhio. Vabbè, non le piace, scusami. Termini aulici, mandragola. Non dire che a Bari non è quella di Harry Potter che grida. Posso chiedere scusa da parte vostra alla chat? Posso farlo io? Certo. Perché La Mandragola è una commedia di Niccolò Machiavelli, considerata il capolavoro del teatro del Cinquecento. È un classico della drammaturgia italiana, composta da un prologo e cinque atti e un potente satira su una contributo della società dell'epoca. Marzo, sì, non è un termine aulico, sì, però. Ma la sezione non è poeti o ciò che hanno scritto. Mizzega, no. Che cosce vostra grazia? Pinzione e misericordioso. Bizantino, questo ci sta. Va portata come il Bellinzona Golf Club Passer. Bellinzona Golf Club Passer, no dai. È quello che ti fa passare quando vai al Golf Club al Bellinzona. Poi Passer, allora, per favore, dire? Dai. Allora, non avevo bisogno della spiegazione, però ma vaffanculo, ma che cazzo è? Barista, bidella, barista. Okay. Mamma mia. Nomi, Benito! Aspetta. Bello? Vabbè. C'era bisogno di dirlo con questa enfasi. Bomboniero mangia solo confetti. Barbara Basco. Tu non puoi scrivere Barbara d'Urso in animali. Che c'entra? Ma perché? È un mammifero. Bobina dai denti a sciabola, sangue giallo XXX. Vabbè, se l'hai rubato da solo. Lo evochi, questo è tramite polimerizzazione. Ho il mio pito messico io. Questa è per italiani, Binotto Mattia. Chi è Marzo? Ha lavorato per Ferrari Freestylers. Non è vero. Un sacco di anni. Quello della Ferrari. Ma regà. Porco Dio, allora fatele voi le dichiarazioni via radio alle persone. Non sono rapper, però, delle canzoni. Riusciva a dire velocissimo tutte le cose in tante lingue, in italiano, in inglese, fortissimo. Ma non è rapper, non rappa. E allora l'hai deciso tu che cos'è rapper e che cos'è no, allora. Come c'è la musica nelle comunicazioni radio? Lo potevi intonare. Vitor Soluto. Sì, Puss è la sua hit più ascoltata. A mia madre non piace quando bevo la sborra di papà. Però bastono il suo naso con un gigantesco martello acuminato comprato in ferramenta nuovo di zecca. La uccido in parole povere, nel senso. Bevo troppo, dovrei smettere, ho bisogno di aiuto, per favore. Questa va a rompere un po' la quarta parete, l'apprezzo. Brucia i vicini di casa. Cosa, come Manuxo? No, non faceva parte del gioco, stavo pensando a voce alta. Ah, ottimo.
Bruciano i vicini di casa urlando parole in germanico. In germanico. In germanico. È molto antico, eh? Ok, vabbè, ok. È per quello. Batto il cazzo per terra. Bacio in bocca a mia cugina di 2 anni. Fabio, no. Fabio. Fabio. Ma è una cosa normalissima da fare tra parenti. Male, Fabio. Uno andrà a virare male, Fabio. Ma è normalissimo farlo tra parenti. Parole di 3 lettere. A tutti hanno messo bua. Ha messo Dio. Mamma mi ha fatto la bua, porco Dio. No, dai, no, dai, dai, no, no, no. Marzo, leggi da te. No, io prendo un attimino di silenzio stampa. Boa, quella marina, no, l'esclamazione del vernacolo livornese. Boa. Boa. Oh, boia. 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 Termineolico, termineolico Berbatov. Ragazzi, ragazzi, guarda che la chiamano Megidi. Quando trovi quello più studiato, ti esce la Berbatov Spin. È aulico. È aulico. Ma che cos'è la Berbatov Spin? No, è una skills. È una skills. È una skills. È una skill. È una skill del calcio con 5. Borseggiatrici non è un termine aulico. Pickpockets. Scusami, se tu dici ladre. O ladri, cioè, è molto più olico dire borseggiatrici. Sbaglio, Baraonda, giustissimo, mossa di Lauder, e beatitudine. Giusti tutti, signori? Questo nomico se città giunge al termine con la vittoria schiacciante di Fedez. Manuxo. Ecco. Tua. Il dominatore! Il primo che vince, ragazzi. Il dominatore di Nomico Se Città. Siamo a pari merito, peraltro. Il secondo, terzo e quarto posto. Quindi io me valuterò secondo.